Bentornato negli studi Tempo Radio a Michele Falcone, assessore ai lavori pubblici del comune di Castiglione delle Stiviere. Bentornato assessore. Grazie e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Noi gli ascoltatori li invitiamo sempre a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp, che è il 348 3188 339, per chiamarci 0376 631709. La mail è diretta @temporadio.it e poi c'è la pagina Facebook sulla quale siamo in streaming, quella del Gazzettino Nuovo Tempo Radio, su YouTube Tempo Radio Live. Allora, oggi parliamo di quei lavori pubblici che non si vedono, che sono tra l'altro importantissimi e sono poco elettorali anche. Mi perdoni se lo dico, perché se per esempio un assessore ai lavori pubblici fa mettere a posto il caditoio, per esempio, non si vede, no? Certo. È una cosa essenziale, cioè non si vede a meno che non ti si allaghi la città, la strada, certo. Ecco. A proposito, ecco. Noi abbiamo settimana scorsa abbiamo proprio lanciato la gara, l'anno scorso, dopo anni che non venivano fatte, questa per una diatriba su a chi spetta la competenza di questo intervento proprio sulle caditoie. L'anno scorso ce lo siamo accollati noi e abbiamo dato una pulita a circa 1000 caditoie. Considerate che pulire una caditoia come si deve costa intorno ai 19-20 euro l'una. E quest'anno, proprio 7-8 giorni fa, abbiamo rilanciato la gara per pulire altre 1000 caditoie anche quest'anno, per cui è un'attenzione che portiamo, perché poi quando ci sono le piogge, ahimè, Castiglione essendo un po' collinare, poi esatto, nelle zone basse ci sono case che si allagano e quindi è giusto che si intervenga. C'è questa diatriba con acqua su chi compete la pulizia delle caditoie. Una volta, quando l'acquedotto era in gestione Indecast, era un lavoro che faceva Indecast quasi tutti gli anni, adesso erano un po' di anni che non venivano fatte, alla fine noi come lavori pubblici, l'amministrazione Volpi, il sindaco in prima persona, ha deciso di accollarsi questo costo per dare un servizio ai cittadini, perché credo che questo sia il compito numero uno di un'amministrazione, cioè far vivere bene i propri cittadini e quindi esatto, dare un servizio. Esatto, però questo era un esempio. Questo era un esempio però di lavori negli ultimi 6 mesi. Adesso qui ho tirato giù un elenco di lavori che non si vedono e che comunque sono importanti e occupano un sacco di tempo ai nostri uffici. Io partirei già da una situazione un po' particolare che abbiamo ai lavori pubblici, nel senso che ahimè da un annetto noi, anziché avere 3 geometri come avevamo in passato più un architetto, uno è andato in pensione, un altro è stato spostato e l'architetto è andato via perché ha vinto un concorso vicino casa, noi oggi stiamo lavorando con un solo geometra, e anche mentre prima avevamo un dirigente dedicato al 100%, oggi abbiamo il dirigente che si occupa sia di lavori pubblici e urbanistica. Sottolineo questo per dire che le risorse all'interno del mio reparto, cioè dei lavori pubblici, sono veramente limitate. Con il sindaco, con il segretario, stiamo lavorando per rinforzare, abbiamo già fatto un concorso, è passato solo un architetto, per rinforzare i lavori pubblici, però nonostante questo volevo sottolineare quello che negli ultimi 6-7 mesi sono stati fatti. Abbiamo completato il lavoro di adeguamento sismico alla struttura del centro cultura Pasti, che si trova in via Maestri del Lavoro, che è un'opera non visibile ma che ci chiedevano appunto da tempo. Abbiamo completato gli interventi di manutenzione al Menghini, compreso il giardino, per ospitare la raccolta civica d'arte del Novecento, di cui tanto ne stiamo parlando, di tutti gli artisti castiglionesi, e che purtroppo per via del Covid è un attimo in stand-by. Abbiamo fatto il nuovo impianto di climatizzazione all'asilo nido Il Cucciolo di Castiglione, oltre ad aver tinteggiato la parte esterna e riparato dei bagni. Abbiamo ristrutturato 2 spogliatoi, e questo faceva parte anche del programma elettorale, la manutenzione di quella che sono gli immobili sportivi del comune, a Lusetti. L'anno scorso ne abbiamo fatti 2 2 anni fa ne abbiamo fatti 2 di spogliatoi che sono completamente nuovi, e quest'anno ne abbiamo rifatti altri 2 completamente nuovi. Abbiamo inaugurato l'anno scorso, anche sotto la pioggia, a dimostrazione che questa amministrazione non la ferma nessuno, abbiamo inaugurato il campo sintetico a 11. Abbiamo iniziato il primo lotto degli spogliatoi dedicato al campo sintetico 11, che è finanziato da fondi di Regione Lombardia.
abbiamo concluso tra fine dicembre e inizio gennaio la gara per il nuovo parcheggio su in castello, sotto le mura del castello, quindi la gara è stata conclusa, adesso bisogna affidare i lavori, io credo che questa primavera partiranno i lavori e quindi entro l'estate avremo questo posto che potrà essere utilizzato come parcheggio dai castiglionesi. Abbiamo approvato il progetto definitivo per delle opere di adeguamento sismico dell'immobile in via Groppi. Anche questo è un adeguamento sismico in via Groppi, detta così non dice niente, ma è dove c'è l'associazione Fiordaliso, dove avevamo pressioni da qualche anno da parte dell'ATS per adeguare quell'immobile, altrimenti la Fiordaliso non avrebbe potuto operare. Sappiamo tutto il lavoro e il contributo che la Fiordaliso dà alla comunità castiglionese. Abbiamo approvato il progetto di fattibilità e quindi tecnico-economico per vedere i costi per una rotonda in via Gerra, perché un'opera pubblica della fattispecie Portalago o via Gerra parte da lontano, quindi abbiamo dovuto adesso in questa fase noi abbiamo il progetto di fattibilità tecnico-economica, quindi sappiamo come farla, sappiamo cosa c'è da fare, sappiamo quanti soldi bisogna investire più o meno, e quindi poi arriverà la fase successiva che è il progetto definitivo, poi il reperimento dei fondi che potrebbero essere anche privati o di opere a scomputo con delle società che fanno appunto permessi di costruire in convenzione. L'idea di questa amministrazione, io lo dissi un anno e mezzo fa, è quella appunto di fare quella rotonda in via Gerra. Quindi in questi sei mesi l'ufficio si è speso a fare il progetto di fattibilità. Abbiamo fatto anche approvato il progetto di fattibilità delle alternative progettuali per rivalorizzare la casa del fascio, detta così significa niente, ma noi dove è la sede dell'ARCI, questo il sindaco l'ha detto più volte, abbiamo un input di dover ristrutturare appunto quella sede lì e quindi abbiamo preparato un progetto anche lì di fattibilità. Sì. Abbiamo approvato il progetto definitivo per la realizzazione e l'accoglienza turistica presso il Famedio. Qui c'era un bando, è stata un po' criticata questa scelta, ma c'era un bando con dei fondi. Noi sul Famedio eravamo già intervenuti in urgenza due anni fa perché ci pioveva dentro. Il Famedio, come sapete, è aperto un paio di volte all'anno. Con questa operazione qui verrà vissuto di più, ma verrà anche ristrutturato all'interno e quindi siamo riusciti ad avere questi fondi ed abbiamo fatto il progetto definitivo. Abbiamo dato l'incarico professionale per un progetto, in questo caso preliminare e definitivo esecutivo, per la raccolta delle acque al cimitero. Questo lo facciamo come propedeutico al successivo intervento che vedrà il rifacimento di tutti i vialetti. Questo intervento appunto dove noi abbiamo coinvolto la nostra municipalizzata, l'Indecas, con il presidente Nodari, e quindi lì rifaremo tutti i viali del cimitero. A quel punto abbiamo bisogno di fare la raccolta d'acqua e quindi abbiamo dato l'incarico per un progetto preliminare. Abbiamo installato presso Palazzo Principe, qualche mese fa o forse più, arrivavano parecchie critiche che il cortile, e l'abbiamo pulito più volte, era invaso dai piccioni e quant'altro. Abbiamo dato un incarico e abbiamo messo una rete elettrica per evitare che i piccioni vadano all'interno di Palazzo Principe. Come sapete è un palazzo molto di pregio, non è vissuto al momento, in una parte, in un'ala dove c'è un appartamento comunale anch'esso più o meno abbandonato da svariati anni. Lì faremo un intervento di restauro di quell'immobile e gli metteremo appunto la sede dell'ASPAM. Abbiamo affidato il progetto definitivo per il recupero dell'ex cava Pirossina. In questi giorni sulla stampa l'amministrazione ne ha parlato tanto, anche il sindaco in prima persona. Sapete che è stato votato all'unanimità in consiglio comunale, quindi è un progetto che oggi vede la parte di progetto definitivo. Abbiamo approvato e affidato i lavori per la riqualificazione di via Dottorina, una situazione un po' particolare,
difficile, anche con dei privati, dove c'è stato uno scambio di terreni, di proprietà col comune, quindi un processo molto molto lungo. E via, per chi conosce Gozzolina e via Dottorina, una traversa che si chiama sempre via Dottorina, dove c'era l'ex mulino, dove praticamente una macchina non ci passa. Lì rifaremo la strada, rifaremo il marciapiede e quindi daremo una vivibilità anche da un punto di vista viabilistico a chi abita in quella zona lì. Queste, come vede, sono tutta una serie di lavori che non sono tangibili subito e che hanno bisogno di un enorme lavoro da parte degli uffici, quindi mi ritengo molto soddisfatto di quello che è stato fatto fino ad oggi e per cui molte di queste opere poi vedranno la luce nei prossimi mesi. Ecco, e sono anche quelle appunto che compaiono di meno, che sono importantissime. Sì, l'antisismica del centro Pasti non si vede, la Fiordaliso non si vede, forse via Dottorina si vedrà per chi abita in quella zona lì, nel senso che sono 15 anni che ci si incrociano due macchine non passano, o un camion un po' più grande non passa, e che finalmente io spero che questa primavera questo annoso problema che tedia gli abitanti di quella zona lì venga risolto. In animo abbiamo sempre, se parliamo di viabilità, sapete che io faccio anche l'assessore alla viabilità, l'apertura, adesso abbiamo affidato il secondo stralcio in gara, andremo in gara breve per gli spogliatoi, con l'avanzo di quella gara lì andremo a rifare la via Mutti che si collega con via Lonato. Abbiamo già fatto via Guidetti e devo dire che sta dando i suoi frutti, i suoi risultati, non c'è quella pericolosità di cui si parlava e il traffico sta diventando più fluibile, sempre per il quartiere Primo Maggio, Pietro Nenni e quant'altro. Noi andremo ad aprire appunto questa strada via Mutti, come avevamo annunciato ai cittadini l'anno scorso che sarebbe stato fatto questa primavera. Quindi anche lì c'è tutto un lavoro, abbiamo adesso affidato la progettazione all'ingegnere che si occupa già degli spogliatoi per poter intervenire. Credo che un'altra cosa molto visibile che i cittadini stanno testando con mano era anche la annosa diatriba che c'è stata sul famoso campo da basket. Oggi la ditta è a buon punto, anche lì credo che in una decina di giorni il campo verrà terminato, verrà tutto recintato e quindi ci sarà anche questo spazio per gli amanti del basket da poter utilizzare a Castiglione del Stiviere. Ecco appunto, quindi è stato sposato, perché prima appunto si trovava sotto le case, era un po' abbandonato a se stesso, invece adesso facciamo un campo regolamentare, non era neanche regolamentare, lo recintiamo tutto, mettiamo degli orari, mettiamo una persona che lo custodisce, chi ha voglia di andare a giocare, l'importante è che contatti questo custode che è sempre lì e lui apre e quindi i ragazzini o quei genitori o i genitori stessi potranno andare a giocare e usufruire di questa struttura che secondo me è utile a Castiglione. Bene, benissimo. Fermiamoci un attimo con Michele Falcone, assessore ai lavori pubblici e alla viabilità del Comune di Castiglione. Ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. In compagnia di Michele Falcone, assessore del Comune di Castiglione delle Stiviere, questa è la seconda parte di Filo Diretto. Assessore, ha finito l'elenco? Sì, diciamo che ho finito l'elenco non visibile, poi c'è un elenco degli invisibili. Questi degli invisibili, un elenco molto più visibile che partirà appena le temperature ce lo permetteranno, che va da questa amministrazione si è data come input appena insediati di manutentare il paese da un punto di vista di strade e marciapiedi. Credo che i cittadini abbiano notato in questi due anni quanto lavoro è stato fatto e quanto ce n'è ancora da fare, per cui la stagione delle asfaltature partirà a breve con i primi caldi. Abbiamo anche tutta una serie di manutenzioni, non so, mi viene in mente la caditoia in via Giovanni XXIII, per non parlare di alcune strade bianche che andiamo a rifare, tipo via Fenilazzo, a Prede. Ci sono parecchi interventi che io chiamo di opere minori che però servono ai cittadini e a chi abita in quelle zone, in quei quartieri, ripeto, la caditoia in via Giovanni XXIII, alcune case vanno sott'acqua, quindi va fatta e la faremo a breve.
Eh sì. Allora, le leggo alcuni messaggi, ne ha tanti. Quando entra in funzione, dice, la ricerca di cari estinti in digitale al cimitero, cioè il totem. Tanto sì, diciamo che noi il 19 di gennaio abbiamo ricevuto il silenzio assenso da parte delle Belle Arti di Mantova. Al 20 la ditta che ha vinto la gara ha fatto l'ordine, è un totem che richiede i suoi tempi di approvvigionamento che sono circa 50-60 giorni, l'ordine è stato fatto, per cui 20 gennaio, 20 febbraio, 20 marzo, io spero che per Pasqua il totem sia pronto e quindi possiamo inaugurarlo e vedere come funziona, spero che soddisfi tutti i requisiti che io ho nel mio immaginario, nel senso che totem l'ho visto funzionare, dovrebbe funzionare come un Google Street, quindi dare le immagini, in più verranno inserite tutte quelle che sono le opere che ci sono, perché magari tanti castiglionesi non sanno di tante opere d'arte, pur essendo appunto un cimitero, che abbiamo all'interno del cimitero, e quindi anche queste con una didascalia verrà inserita all'interno del totem e vediamo come funziona. Dopodiché l'idea è quella di richiederne un altro, oramai l'impianto è fatto, il software funziona, tutti i collegamenti ci sono, di richiederne un altro sulla parte, diciamo, vecchia dell'ingresso vecchio del cimitero, però lì abbiamo bisogno di fare una monumentale che richiede 120 giorni con le belle arti e quindi un po' più delicata, vediamo se poi anche questo parte e quindi avremo anche il secondo totem. Per adesso proviamo il primo e vediamo come va. Certo, non deve stupire il fatto che ci siano le opere d'arte, noi andiamo a vedere in Sicilia Pantalica, che è una necropoli, andiamo a vedere, cioè ecco, è proprio normale, insomma. Allora Falcone, tra poco ci saranno le elezioni comunali, per favore si ripresenti che la voto e la faccio votare. Grazie, dice, mille. Un ascoltatore e ascoltatrice. Poi assessore Falcone, lei è l'uomo del fare, complimenti, se si presenta la voto ancora. Grazie. Un altro ancora, quindi poi allora abito al quartiere Primo Maggio, grazie per quello che sta facendo per il quartiere, spero che finisca presto anche l'altra uscita. Sì, come dicevo, quell'altra uscita lì, adesso con l'appalto del secondo stralcio degli spogliatoi avremo le risorse economiche per dobbiamo fare il progetto, presentarlo ai suoi tempi burocratici, ma io credo di realizzare quell'opera lì nei prossimi 3-4 mesi. Le associo questo messaggio, dovete ancora fare le strade nuove o quelle che avevate progettato ce ne sono state fatte? No, noi abbiamo fatto un progetto già da 220.000 euro dove interessiamo alcune strade di Castiglione, una su tutte che mi viene in testa è via Garibaldi, qui in centro, ma è una parte delle lavori di asfaltatura che vorremmo fare. Il lavoro netto adesso è 220, che poi da quadro economico vuol dire più il 38% del ribasso e quant'altro, però sicuramente se abbiamo delle risorse di avanzo di bilancio, l'idea di questa amministrazione, ne parlavamo in giunta col sindaco, con Dara, con l'assessore Margonari, è proprio quella di continuare su questa strada e quindi inseriremo altre strade da asfaltare. Noi abbiamo un progetto che feci ancora un paio d'anni fa, un po' su tante strade di Castiglione, che si aggira intorno al 1 milione di euro. Adesso parecchie le abbiamo fatte, perché questa amministrazione l'anno scorso credo che abbia speso circa 600.000 euro, l'anno prima altri 400, per cui piano piano cerchiamo di riportare le strade di Castiglione a un decoro dignitoso. Certo. E poi strade nuove, perché potrebbe essere anche interpretato così, cioè per esempio l'ingresso lì Maggio, del, eccetera, esatto, eccetera, quella potrebbe essere una strada nuova, e anche dove c'è l'ex OPG, che lì però è un progetto, dove c'è l'ex OPG, adesso quel progetto sta andando avanti, quindi lì sarà molto interessante. Allora bravo Michele, avanti tutta, dice un altro messaggio. Poi ancora assessore, grazie per l'altra uscita del quartiere Primo Maggio, appunto, quindi un'altra. Ma il quartiere Primo Maggio, dobbiamo metterci in testa che, io l'ho sempre detto, nel quartiere Primo Maggio più o meno abitano 3.000 persone, siamo un po' grandi come qualche paese che ruota attorno a Castiglione, quindi un solo quartiere, ed è giusto che loro vivano in delle condizioni decenti, ecco. Quindi l'ingresso, la viabilità è una di queste condizioni, il decoro del quartiere è un'altra condizione, credo che in questi mesi, in questi due anni abbiamo già dimostrato e siamo intervenuti sui parchi, siamo intervenuti sulla vegetazione che c'è lì al Primo Maggio, abbiamo rifatto tutti i marciapiedi di via Pietro Nenni, via Guidetti,
di interventi ne abbiamo fatti. Dulcis in fundo quest'anno anche in Piazzale degli Artisti, perché la luce serve un po' a tutti sotto questa pandemia o epidemia da Covid. Abbiamo messo anche le luminarie per la prima volta Piazzale degli Artisti. L'anno prossimo la mia idea sarebbe quella di mettergli anche un albero di Natale che crea atmosfera e crea un po' di felicità. Certo, allora poi vabbè, piano strade ne stiamo parlando, comunque dice ora serve il piano soprattutto in zona industriale. Sì, in zona industriale siamo intervenuti su 2-3 vie, via Galvani, via dell'Industria, la via sotto la Rencar, non voglio fare pubblicità, non mi ricordo mai il nome, ma abbiamo ancora via Maestri del Lavoro, abbiamo 3-4 strade su cui dobbiamo intervenire. Poi parlando di via Beta Viale delle Industrie, credo che non so se l'assessore Dara o Enrico Volpi, il sindaco, abbiano già accennato quello che è un progetto che chiaramente partirà con questa amministrazione e poi sarà la prossima amministrazione a prendersi i meriti, che sono gli svincoli sulla tangenziale che portano nella zona industriale, come anche l'idea di fare una rotonda all'altezza di via Carpenedo o delle massaggerie per poi entrare da via degli Zoppi nella zona industriale. Quindi la viabilità anche della zona industriale intesa come vie nuove. Allora, altro messaggio, buongiorno, dottor Falcone, buongiorno, volevo comunicare che i dissuasori posizionati in via Carpenedolo sono un incubo per i residenti quando transitano camion o altri veicoli carichi, il rumore assordante, non oso pensare come sarà d'estate con le finestre aperte, grazie Roberta. Purtroppo lì abbiamo messo dei dissuasori di velocità che non sono neanche 7 cm ma sono 5. Io avevo detto a dei cittadini che si erano lamentati della velocità con cui le macchine transitano in quel tratto, che però i dissuasori avrebbero fatto rumore e quindi avrebbero potuto dare un disturbo appunto di rumore agli abitanti che c'erano, però hanno insistito e li abbiamo messi. Sicuramente la sicurezza dei cittadini e di chi abita in quella zona è superiore a un eventuale inquinamento acustico di rumore. Penseremo magari in un secondo momento di farli in cemento, in asfalto, questo riduce un pochino il rumore, ma il rumore rimane sempre, perché quando la macchina sale e scende, purtroppo abbiamo degli automobilisti che non rispettano, magari anch'io il primo, non rispettano quelli che sono i limiti, su quella strada si transita veramente veloce e quindi abbiamo pensato prima alla sicurezza dei cittadini. Falcone, le luminarie hanno illuminato la città così triste per il Covid, grazie davvero, dice Miriam. Un altro ringraziamento arriva, grazie per aver messo segnali in via Monterosso Civici Pari e via Monterosso Civici Dispari. Sì, avevamo due vie a Castiglione che guarda caso non avevano l'indicazione con i numeri civici e c'era sempre un problema di chi andava a trovare questi nostri concittadini. Mi è stata segnalata, diciamo che è uno di quegli interventi che la buona volontà porta a realizzare e quindi non sono così dispensiosi per l'amministrazione comunale. Vorrei prendere questa opportunità per dire che abbiamo anche affidato, e adesso appena arrivano le belle temperature, anche un po' di segnaletica orizzontale. Quello che ho notato dentro Castiglione è che direi che quasi il 70% delle strisce pedonali oramai sono sbiadite. Quindi non aspettiamo sotto la campagna elettorale come spesso avviene con tante amministrazioni. Io spero che con le temperature più alte prossimo mese andremo a rifare, ci concentreremo tantissimo sugli attraversamenti pedonali su via Cavour, in centro, in tanti posti. E poi in due posti in particolare, uno è via Cavour, credo sia via Cavour, all'altezza, anche qui non voglio fare pubblicità, ma di Caiola Gomme, metteremo per la prima volta un attraversamento pedonale illuminato, come faremo anche un attraversamento illuminato a San Pietro. È un esperimento su due attraversamenti pedonali che vengono illuminati con dei lampioni, quindi anche di notte si vedono. È un esperimento che, se funziona, vorremmo estendere ad altri attraversamenti pedonali, in modo tale da renderli più sicuri. Poi le leggo gli ultimi messaggi. Buongiorno, si possono togliere i panettoni davanti alla Materna, che ci vado sempre a sbattere, presumo sia quella di via Caraffe. Se io tolgo però i panettoni, poi la dopo gente parcheggia e quindi qui è l'uovo, la gallina, possiamo dire la moglie ubriaca, la botte piena.
Non lo so, farò un sopralluogo, andrò a vedere, mi impegno su questo, com'è la situazione. La ringrazio, con tutta la pioggia che cade da ottobre, se non avesse pulito il cadito saremmo a Venezia oggi. Falcone, sono arrabbiato perché si dovrebbe fare la rotatoria dell'ospedale ma non la volete fare, dice un'altra. No, è un impegno da 1 milione di euro, non è una questione di non volerla fare. Non si può, bisogna avere un mandato di 5 anni e delle corde diverse per poter entrare, ma sarà oggetto della nostra prossima campagna elettorale, poi, quindi sicuramente lo metteremo. In ultimo le leggo, la rotatoria di via Porta Lago non si potrebbe mettere un poco di serpentone per canalizzare? Ci sono alcuni che sorpassano, assurdo, ma ci sono. Diciamo che qualsiasi intervento debba fare su quella rotatoria devo chiedere l'autorizzazione alla provincia, è una rotatoria a norma di legge avallata appunto dalla provincia di Mantova e dai tecnici di Mantova. Non ho capito bene dove vuole questo serpentone, magari lo allunghiamo un po', però credo che sarà dura che la provincia ci dia l'ok. Allora, siamo in chiusura, noi ringraziamo tantissimo Michele Falcone, assessore del comune di Castiglione delle Stiviere. Grazie a voi, buon lavoro e buona giornata. Grazie. Salve.